195 anni, quasi due secoli di vita nel nome della difesa dei più deboli, delle istituzioni, di un territorio fragile e di una pace che sempre più nel mondo chiede di essere tutelata. Li hanno festeggiati oggi a Padova i carabinieri di Veneto, Trentino, Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Una cerimonia più contenuta nei tempi e nell'apparato celebrativo, per dire anche attraverso la sobrietà della festa la vicinanza ad un popolo, quello abruzzese ferito dal terremoto, che anche nei carabinieri ha trovato i suoi angeli custodi. Una cerimonia comunque carica di suggestioni e di rimandi storici, in cui gli onori alle bandiere e ai labari delle istituzioni che conquistarono sul campo medaglie d'oro nel nome della libertà, ma anche il saluto alle associazioni legate all'arma e ai suoi valori e soprattutto la commossa memoria di quanti morirono da carabinieri combattendo soprusi ed illegalità, hanno scandito i tempi di questo compleanno comunque importante, in cui ancora una volta è stata evidenziata la profonda evoluzione dell'arma ed il suo carattere sempre più marcato di forza di polizia al servizio della pace mondiale. Un ruolo, quello sopranazionale, che non ha comunque mai impoverito funzioni e valore del servizio dei carabinieri sul territorio nazionale. Funzioni che, come ha ricordato il comandante interregionale Vittorio Veneto, il generale Massimo Iadanza, tengono sempre più conto della missione educativa dell'arma, impegnata con costanza nelle scuole per lavorare insieme ai giovani intorno alla promozione di corretti stili di vita e della legalità. Una missione anche questa, insieme a quelle sul campo vissute ogni giorno da uomini e donne sulle strade di città piccole e grandi, in un quotidiano fatto di grandi emergenze ma anche di piccole azioni non raccontate dalla cronaca e dalla storia. Uomini e donne uguali nelle loro divise e nei secoli fedeli.